Ho ripreso in mano delle poesie di Nazım Hikmet perché mi sono sempre piaciute tantissimo da quando sono ragazzo, ragazzino che lo conosco e che lo leggo. E volevo condividerne tre, però non tutte insieme, una per giorno, con voi. Nazım Hikmet, per chi non lo sapesse, non lo conoscesse, è stato un grandissimo poeta turco, probabilmente uno dei più grandi, o il più grande poeta turco del Novecento. Lui nacque proprio nei primi anni del Novecento, se non sbaglio nel 1902. Nacque in una famiglia aristocratica. Entrambi i genitori erano grandi amanti delle arti, delle lettere. Sua madre, in particolare, se non sbaglio, era una grande appassionata amante della poesia e della letteratura francese. Nazim andò a scuola e dopo il liceo si iscrisse all'Accademia di Marina. Accademia di Marina che però non portò a termine, la lasciò a metà percorso circa, perché se ne andò in Anatolia. Lui era di Istanbul, se ne andò in Anatolia per seguire la guerra di liberazione portata avanti dal nazionalista Ataturk. Ma nel 1921 abbandonò tutto perché si era infatuato, innamorato degli scritti di Marx e si era avvicinato a quelle idee e decise di andarsene in Unione Sovietica. Conobbe addirittura personalmente Lenin, conobbe Majakovskij, anche da Majakovskij, dalle sue opere, si fece parecchio affascinare, impressionare. Tornò poi in Turchia alcuni anni dopo, nel 28, se non sbaglio. Quando tornò in Turchia, cominciavano già a essere stati pubblicati alcuni suoi scritti. Il fatto è che quando tornò in Turchia, vi tornò da clandestino. In Turchia nel 28 c'era un governo anticomunista che non gradiva affatto le sue posizioni, non gradiva neppure i suoi scritti, anche se i suoi scritti non erano tutti prettamente politici. Hikmet scrisse soprattutto poesia, non scrisse soltanto poesia, ma scrisse soprattutto poesia. I suoi scritti non erano prettamente politici, ma risentivano comunque molto delle sue idee, delle sue istanze, della sua ideologia. E per questi motivi in Turchia venne spesso perseguitato, venne incarcerato, ebbe moltissimi problemi e questi problemi sfociarono poi in un processo che gli fecero alcuni anni dopo il suo rientro, venne accusato di propaganda comunista e di propaganda contro il governo. Venne condannato a ben 38 anni di carcere. Entrò in carcere, ne scontò 12 di questi 38 anni. In carcere lui cominciò a patire problemi di salute, lui aveva problemi di cuore. Il primo infarto lo ebbe proprio in carcere nel 1943. Dopodiché alcuni intellettuali, alcuni scrittori, alcuni artisti si riunirono per cercare, per una battaglia, diciamo, volta ad ottenere la sua liberazione, anche per motivi di salute. Ce la fecero dopo 12 anni e lui infatti uscì di carcere nel 1950. Stette a lungo nel suo paese, poi girò molti altri paesi anche, ma il problema è che in Turchia la vita gliela resero molto molto complicata, fino a che a un certo punto decise di andarsene di nuovo, di tornare di nuovo in Unione Sovietica. Aveva una moglie che stava aspettando un bambino, ma dovettero essere separati. Continuò a scrivere, oramai già quando uscì di carcere era uno scrittore, un poeta di fama ormai internazionale. Questa fama, pur interessante, pur bella per lui e soprattutto per chi aveva conosciuto i suoi scritti, le sue poesie, lo mise ancora di più sotto gli occhi di tutti e soprattutto sotto gli occhi dei politici. Ecco perché decise di andarsene definitivamente dal suo paese. Alcune delle sue poesie, molte in verità, furono scritte proprio in carcere. Come dicevo, io ne voglio condividere con voi tre, però in tre giornate diverse, non tutte e tre insieme. La prima che
la prima che voglio leggere insieme a voi. È una poesia che mi ha sempre colpito tantissimo, la conosco da quando avevo 15 anni più o meno, 16 anni. Si intitola Alla vita e dice così: La vita non è uno scherzo, prendila sul serio, come fa lo scoiattolo, ad esempio, senza aspettarti nulla dall'esterno o nell'aldilà. Non avrai altro da fare che vivere. La vita non è uno scherzo, prendila sul serio, ma sul serio a tal punto che messo contro un muro, ad esempio, le mani legate, o dentro un laboratorio con il camice bianco e grandi occhiali, tu muoia affinché vivano gli uomini di cui non conoscerai la faccia, e morirai sapendo che nulla è più bello, più vero della vita. Prendila sul serio, ma sul serio a tal punto che a 70 anni, ad esempio, pianterai degli ulivi. Non perché restino i tuoi figli, ma perché non crederai alla morte, pur temendola, e la vita peserà di più sulla bilancia.